Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e, come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 20, 28 gennaio 1927. Figlia mia, povertà vera è quando una creatura ha bisogno, vuole prendere e non ha che prendere ed è costretta a chiedere agli altri uno stretto mezzo per vivere. Questa povertà è di necessità e quasi forzata. Invece, tanto in me quanto nella mamma celeste, in cui c'era tutta la pienezza del Fiat eterno, non era povertà di necessità, molto meno forzata, ma povertà volontaria, povertà spontanea, premuta dal torchio dell'amore divino. Tutto era nostro, ad un nostro cenno si sarebbero edificati palazzi sontuosi, imbandite mense con cibi non mai visti e gustati. Come difatti, quando occorreva ad un nostro piccolo cenno, gli stessi uccelli ci servivano, portandoci nel loro becco frutti, pesci ed altro, e facevano festa perché servivano al loro creatore e alla loro regina. Coi loro trilli, canti e gorgheggi ci facevano le musiche più belle, tanto che per non dare di singolarità all'occhio delle altre creature dovevamo dar comando loro che si allontanassero, seguendo il loro volo sotto la volta del cielo, dove il nostro volere li aspettava, ed essi, ubbidienti, si ritiravano. Perciò la nostra povertà fu per amore,
povertà di esempio, per insegnare alle creature il distacco dalle cose basse della terra. Non fu povertà di necessità, né ci poteva essere assolutamente, perché dove regna la pienezza, la vita della mia volontà, tutti i mali finiscono come di un solo colpo e perdono la vita. Volume 20, 30 gennaio 1927. Figlia mia, c'è differenza grandissima tra chi deve formare un bene, un regno, e chi deve riceverlo per goderlo. Io venni sulla terra per espiare, per salvare l'uomo. Per fare ciò mi toccava prendere le pene delle creature su di me come fossero mie. La mia mamma, che doveva essere corredentrice, non doveva essere dissimile da me. Anzi, le cinque gocce di sangue che mi diede dal suo cuore purissimo per formare la mia piccola umanità uscirono dal suo cuore crocifisso. Per noi le pene erano uffici che venimmo a compiere, perciò tutte erano pene volontarie, non imposizioni della fragile natura. Ma tu devi sapere che ad onta di tante nostre pene che avevamo per disimpegnare il nostro ufficio, da me e dalla mia mamma regina erano inseparabili somma gioia, somma felicità e gioie che mai finivano e sempre nuove, paradiso continuato. A noi era più facile separarci dalle pene, perché non erano roba nostra intrinseca, roba di natura, ma roba di ufficio, che separarci dal pelago delle immense gioie e felicità in noi, e felicità che produceva in noi come roba intrinseca la natura della nostra volontà divina che possedevamo. Come la natura del sole a dare luce, quella dell'acqua dissetare, quella del fuoco riscaldare e convertire tutto in fuoco, e se ciò non facessero perderebbero la loro natura. Così è natura della mia volontà che dove essa regna fa sorgere la felicità, la gioia e il paradiso. Volontà di Dio e di infelicità non esiste né può esistere, oppure non esiste tutta la sua pienezza, e perciò i rivoli della volontà umana formano le amarezze delle povere creature. Per noi in cui la volontà umana non aveva nessuna entrata, la felicità era sempre al suo colmo. I mari delle gioie erano inseparabili da noi. Fin sulla croce, e stando la mia mamma crocifissa ai miei piedi divini, la perfetta felicità mai si scompagnò da noi. E se ciò avesse potuto succedere, avrei dovuto uscire dalla volontà divina e scompagnarmi dalla natura divina e agire solo con la volontà e la natura umana. Perciò le nostre pene furono tutte volontarie, elette da noi stessi per l'ufficio che venimmo a compiere, non frutto di natura umana, di fragilità o di imposizione di natura degradata. Io non so gli effetti che hanno prodotto queste parole in chiunque avrà la ventura di ascoltare questa meditazione. Io sono praticamente divinamente, santamente, beatamente sconcertato. Guardando bene, non si tratta di cose ovviamente del tutto nuove, sono cose che se uno ci pensa ci arriva, ma il modo con cui Gesù le spiega e ce le fa conoscere non può non incantare e non innamorarci veramente sia di lui che della sua Santissima Madre. La lezione sulla povertà e la lezione sulle pene e la felicità, però qui siamo proprio in questi due capitoletti, benedetti siano, c'è cioè proprio
quasi concentrata in nuce, in piccolo, tutta la quintessenza, ecco, della dottrina della volontà divina. Allora, qui dobbiamo contemplare questa scena. La povertà volontà, cioè, allora, tutte, cioè, le cose che per noi esseri umani sono penosissime e da cui fuggiamo volontariamente, cioè la povertà e la sofferenza, furono da Gesù e da Maria abbracciate solo volontariamente, e questa è la grandezza. E avendo la possibilità in ogni istante non solo di sfuggirvi, ma di avere tutt'altro, cioè sentire Gesù che dice, lui che è nato in una stalla, mal ridotta, malconcia, fetida, e chi lo sa, forse col tetto cadente, se uno va a Betlemme lo vede, insomma, forse piena di animali, forse con gli scorpioni, non so, si sa che ci stava lì dentro, noi immaginiamo poeticamente, insomma, il presepe, è bello anche fare così, no, per carità, la capannuccia, caruccia, ecco, con le lucette. Ma non era così. Cioè, pensare che con cenno del suo volere si sarebbero edificati palazzi sontuosi, cioè la reggia di Caserta, tanto per dirne una, bastava un cenno del volere di Gesù e si sarebbe fatta da sola a Betlemme. D'accordo? Imbandite mense con cibi non mai visti e gustati, certamente più di qualche volta. Sulla mensa della famiglia di Nazareth non è che c'era tutto quanto questo granché, eh? Certamente l'amore della Madonna con cui preparava il cibo suppliva a ogni indigenza materiale. E Gesù fa degli esempi, racconta dei particolari che può solo lui conoscere della sua vita. Ad un nostro piccolo cenno gli uccelli gli servivano portandoci nel loro becco frutti, pesci ed altri. Ed altro. Ogni tanto Gesù dice che questa cosa sarà successa in casi di, certamente di solitudine, per non dare nell'occhio, di assoluta necessità. Qui Gesù lo dice. E altre volte andavano con trilli, canti e gorgheggi a far ascoltare le musiche più belle, e tanto è vero che per non dare nell'occhio dovevano dirgli andate, date via, grazie ma andate via. Cioè comprendiamo la ricchezza di coloro che vollero essere poveri. Se uno vedeva la Madonna, vedeva Gesù, senza essere certamente straccioni, insomma, andare in giro con le vesti strappate, insomma, mezzi tipo clochard, no? Assolutamente no. Ma la casetta di Nazareth era una casetta umilissima. Il lavoro che facevano era un lavoro umilissimo, erano operai. Lo stile di vita era umilissimo, la cucina era semplicissima. I beni che avevano erano quelli strettamente necessari per vivere, insomma, e tra l'altro amministrati con estrema oculatezza. Quindi non è un valore la povertà in quanto tale, perché la povertà forzata, di necessità, come dice, non è un male da cui fuggire, no? Ma è un valore la povertà per amore, la povertà volontaria. Perché? Perché quella è un esempio, oltre che un voler vivere, il distacco dalle cose basse della terra, ma non perché uno vuole soffrire, perché se tu stai attaccato alle cose della terra non conoscerai le cose del cielo. Un San Francesco che non voleva neanche vedere il colore dei soldi, tutti i giorni sperimentava la bellezza della divina provvidenza. Perché se qualcuno non gli portava qualcosa da mangiare, San Francesco non mangiava. E se qualche giorno veramente qualcuno non gli portava quasi niente, che bello, oggi la Divina Volontà vuole che faccia un piccolo digiuno, non c'è bisogno che lo decido io quando parlo, me lo fa lui quando vuole. E Gesù spiega, non poteva essere la nostra povertà di necessità, perché c'è la Divina Volontà. Dove regna la divina volontà? Non c'è, c'è pienezza di vita. E tutti i mali finiscono d'un solo colpo. Sono vissuti da poveri, ma non gli è mai mancato niente. Gesù non è morto di fame.
magari fosse morto di fame, insomma, cioè per dirle che avrebbe sofferto un pochino di meno. La Madonna non è morta di fame, anzi non è morta proprio per niente. San Giuseppe non è morto di fame. Ne sono morti di freddo, insomma. Contemplare questa scena è bellissima e ovviamente questa chiama in causa tante considerazioni, riflessioni, interiorizzazioni che chi vuole certamente è invitato a fare sulla base di ciò. Noi abbiamo questi esempi e come facciamo a comportarci in maniera difforme da questi esempi? L'altro è ancora peggio. Peggio in senso metaforico, cioè ancora meglio, cioè, la natura delle pene di Gesù e di Maria. Anche qui ci possono essere le pene forzate, le misere legate alla nostra condizione umana, no? Gesù dice: frutto di natura umana, di fragilità o di imposizione di natura degradata. Tante pene che noi soffriamo, le soffriamo contro la nostra volontà, per la nostra condizione legata alla vita terrena. Le cadute. Se mi rompo una gamba, non è che me la sono voluta rompere, se metto male un osso mi rompo una gamba se cado. D'accordo? Questa dipende dalla fragilità della condizione terrestre, umana. Allora Gesù spiega che tutte le pene che loro offrirono erano volontarie, perché se avessero voluto sarebbero stati esentati da tutte le pene, perché erano innocenti e perché avevano il dono della divina volontà. D'accordo? Ma erano venuti uno come redentore e la mamma come corredentrice. E a fare cosa? Che cosa è stata la redenzione? Prendere su di sé tutte le pene prodotte dalla cattiva volontà dell'uomo, cioè dal peccato, farle proprie e distruggerle con amore e per amore, offrendo loro innocenti e lui tra l'altro Dio in sacrificio d'amore al Padre tutto questo, perché gli uomini potessero avere il perdono dei peccati e la redenzione. Questa è la... Abbiamo saputo anche un'altra cosa bella, per chi ama Gesù e Maria, insomma, e desidera conoscere certi particolari non per morbosa curiosità, ma solo per amore, no? L'amore tende al desiderio di conoscere l'amato, vuole sapere tutto di lui. 5 gocce di sangue sono state, diciamo, la materia con cui si è formata l'umanità di Gesù, diciamo la materia organica veniente da Maria su cui lo Spirito Santo ha lavorato, ecco, per plasmare la natura umana, su cui è stata infusa l'anima del Figlio di Dio fatto uomo e attraverso cui è stata realizzata l'unione ipostatica. Quindi, ma per loro le pene quindi erano uffici, cioè loro dovevano farlo, cioè sono venuto per essere il Salvatore e quindi devo penare, quindi le pene me le prendo, voglio prendermele, scelgo di prendere, e quante ne hanno prese? Allora noi possiamo pensare, ah ma povera la vita di Gesù e di Maria, ed ecco qui un aspetto che... Almeno io personalmente non ho così tanto riscontrato, forse per poca attenzione, insomma, nella geografia, nella spiritualità classica. Cioè, sembra che la vita cristiana, se non la guarda, è così, magari c'è anche un po' un cliché in giro, no? Che appare come una cosa triste. Cioè, un cristiano deve solo penare, deve tribolare, deve soffrire, deve prendere tutte le croci di questo mondo, deve fare questo, perché dopo andrà in paradiso. C'è questo un po'... c'è questo cliché. Io una volta sentii un'intervista, insomma, di un leader di una band chiaramente satanica,
Che diceva questo? Dice, noi non ci crediamo in questo che dobbiamo, noi vogliamo godere adesso, non vogliamo entrare in questa logica, no? Pensiero satanico, perché non è vero. Non è vero, non possiamo e non dobbiamo guardare solo questo. Certo che la croce c'è, certo che la sofferenza c'è nella vita cristiana. Gesù lo dice che è una condizione imprescindibile per essere suo discepolo, ma non c'è solo questo. E non c'è solo questo perché dopo ci sarà il paradiso e dopo le cose andranno meglio. No, no, no. Dalla mia madre regina e da me erano inseparabili. Somma felicità, non felicità, somma felicità, cioè che più felice di così non potrei essere. Gioie che mai finivano e sempre nuove. Paradiso continuato. Tu dici, ma questi erano Gesù e Maria? No, no, no. Questo è chiunque vive nella divina volontà. Non erano solo Gesù e Maria. Evidentemente Gesù e Maria hanno vissuto queste cose certamente in grado unico, no? Presumibilmente. Io poi non è che c'è, ma non è possibile che sia solo per loro. Altrimenti che cosa lo scrive a fare? E dice, guarda che per noi, a differenza dei divini mortali, perché se mi viene una malattia non mi posso separare dalla malattia, me la tengo e basta, e cerco di curarla, se non la curo vado al cimitero. Quindi le nostre pene, spesso e volentieri, sono pene forzate, non volontarie. La volontarietà sta nel fatto di accettarle e di offrirle al Signore, ma tanto, capito? Cioè, di necessità virtù, dice il proverbio, o bevi o affoghi, dice il proverbio un po' più cinico. Perché se ti viene la malattia, o bestemmi dalla mattina alla sera e quindi unisci alla sofferenza esteriore, anche quella interiore, di morire dannato, oppure ti rassegni, ti dai una calmata e preghi un pochettino che il Signore ti dia la forza di sopportarla. Ma tanto la malattia te la tieni. Ma Gesù dice, per noi era più facile separarsi dalle pene, perché non erano roba nostra intrinseca, cioè a una natura innocente. Fusa con la divina volontà, figuriamoci al figlio di Dio fatto carne, non spetta, cioè che non è possibile la sofferenza, a meno che non la voglia. La bellezza della preghiera eucaristica numero 2, che durante la Santa Messa, essendo un pochino breve, a volte è quella un pochino più gettonata, per questo non nobile motivo, ma c'ha nella sua brevità dei passaggi, che a me fanno tanta devozione, egli offrendosi liberamente alla sua passione. Gesù lo dimostra nel Vangelo di Giovanni, quando sono arrivati gli sgherri a prenderlo, li ha prima sbattuti tutti quanti per terra, non per fargli del male, ma per dimostrare che non è che voi mi catturate, ma io mi faccio catturare. Nessuno me la toglie la vita, dice nel Vangelo, sono io che la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla, il potere di riprenderla di nuovo. Cioè noi dobbiamo pensare, quando pensiamo alla passione di Gesù, preghiamolo, noi dobbiamo pensare che in ogni istante lui poteva fulminare tutto, lui poteva trasformare tutto e non l'ha fatto. Questo ci insegna, cioè questo è un insegnamento proprio, come dire, focale, decisivo, capitale, della vita nella divina volontà, che è tutta volontaria. Dio vuole che noi come dire, orientiamoci, modelliamo, viviamo così. Perché solo nella volontarietà c'è la libertà e c'è l'amore. Quindi noi abbiamo delle pene forzate, sì, ma dobbiamo trasformarle in volontarie, come? Offrendole. E possiamo e dobbiamo, ad immagine di Gesù e Maria, questo è il senso della penitenza cristiana, prenderci delle pene che non ci spetterebbero. In questo possiamo imitarli, sempre ovviamente per le stesse motivazioni, non per masochismo, per fare come dire, i culturisti dello spirito, no? Ecco. Come diceva un po' di tempo fa Papa Francesco, che diceva, ma che direbbe a Santo Padre a chi si vuole mettere il cilicio? Glielo dico, mettitelo, se lo fai con spirito buono, non per essere come dire, il supereroe dello spirito e per guardare gli altri dall'alto in basso.
più facile separarsi dalle pene. Ma attenzione, che cosa era impossibile a Gesù e Maria? Separarsi dalle immense gioie e felicità che produceva in noi come roba nostra intrinseca la natura della nostra volontà divina che possedevamo. Allora io tante volte in tante catechesi, per carità, va bene, ho detto guarda che le spie per vedere se comincia a vivere una divina volontà sono queste, sono quest'altre, ma c'è la spia delle spie, che è una sola, tu sei felice o no? Ma felice, ma sei proprio felice, felice, felice. Attenzione, cioè questa è una risposta che noi non possiamo cominciare a pensare, a ragionarci. Dunque cominciamo a vedere, cioè se sei felice la risposta è sì, subito. Perché? Perché spiega Gesù. Natura della mia volontà è che dove essa regna sorge la felicità, subito, la gioia, il paradiso. Così come il sole dà la luce, il fuoco ti brucia e l'acqua ti disseta. Allora, dove c'è la volontà divina, c'è la felicità. Attenzione, dove c'è l'infelicità, la volontà divina non ci sta. Ecco perché il mondo vive sotto una coltre di menzogna infinita, che hanno a cercare la felicità in mezzo ai più schifosi peccati, bagordi che possano fare, trovando l'inferno continuato. E il demonio si beffa di loro, perché li ha ingannati. E vede che si avvoltano nel brago, con l'illusione di andare a cercare la felicità lì dove da tutte le parti la trovi, meno che dove la stanno cercando. Bellissimo quello che dice Gesù, queste sono frasi da mettere. Volontà di Dio ed infelicità non esiste, né può esistere. È una contraddizione intrinseca. È come se tu dicessi A uguale a non A, il principio di non contraddizione, non è possibile. Volontà di Dio e infelicità non esiste né può esistere. Qual è il tasso di infelicità? Tanto quante entrate lascia aperte la tua volontà umana. Per noi, in cui la volontà umana non aveva nessuna entrata, la felicità era sempre al suo colmo. Cioè, i mari delle gioie erano inseparabili da noi. Cioè, qual è la persona più felice che si è mai vissuta sulla terra? Gesù. A quasi pari merito o a pari merito. Questo, questione elegante che... La Madonna. Ma come? Con tutte le sofferenze che hanno sofferto? Certamente. Sì. Qui Gesù dice una cosa sconvolgente. Io ricordo quando studiavo San Tommaso d'Aquino, diceva che in croce Gesù non aveva perso la gioia della visione beatifica, lui la chiamava così. Ma in mezzo a quel mare di tormenti, fin sulla croce e la mia mamma crocifissa per i divini, la perfetta felicità mai si scompagnò da noi. Dice, per essere un po' infelice, che cosa avrei dovuto fare? Dice Gesù, avrei dovuto uscire dalla volontà divina e scompagnarmi dalla natura divina, cioè rompere l'unione ipostatica, cosa che è impossibile, e rimanere da solo con la volontà e la natura umana. Per lui era impossibile, perché dopo l'incarnazione, la pena Madonna in teoria sarebbe stato possibile, e non l'ha fatto mai. Perciò le nostre pene furono tutte volontarie, elette da noi stessi, e per l'ufficio che dovevamo compiere. Impressionante. Impressionante. Cosa ci insegna ovviamente questo? Qual è il frutto di questa meditazione? Qui dobbiamo riflettere sul nostro rapporto con la povertà volontaria che tutti devono vivere, non soltanto i religiosi, certamente nei modi e nelle forme consentite, ma più ci avviciniamo al modello di Gesù e Maria più felici saremo, perché meno siamo attaccati alle cose della terra, più saremo attaccati a quelle del cielo. E l'amore certamente alla croce, ma soprattutto l'amore alla divina volontà. L'amore volontario alla divina volontà. Perché quanto più noi ci entreremo, quante più porte di ingresso chiuderemo alla volontà umana, e quanto più
apriremo, spalancheremo le porte a fare la divina volontà e a vivere nella divina volontà, quanto più sarà formata il regno della felicità in noi, la gioia, il paradiso terrestre sul serio. Non per scherzo. Questo non è il libro delle favole, eh? Sembra il libro delle favole, ma questo è il libro delle favole vere. Perché mentre le favole sono frutto di fantasia, questa è una favola vera che si può vivere in questo mondo. O Santa Vergine Divina Maria, dopo aver contemplato tanto splendore, ti chiediamo di suscitare in noi un rinnovato amore, innanzitutto, alla povertà volontaria, un rinnovato amore alla mortificazione volontaria e soprattutto un rinnovato slancio sempre più forte, sempre più deciso a sbandire del tutto ogni sfera di azione per quanto possiamo della nostra volontà umana per operare solo nella divina volontà. Possa per la tua intercessione nel nostro cuore fissarsi bene, chiaro, limpido il concetto che se vogliamo essere felici questa è la via spedita, migliore, unica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.